Campionato di promozione, sedicesima giornata, Suo Terme Castelforte Minturno incontra il Roccasecca per l'ultima giornata dell'anno solare 2018. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, le immagini sono guidate da Gennaro Vernetti, formazioni già in campo, Suo nel classico completo giallo-rosso-blu, mentre in completo giallo il Roccasecca, terra di San Tommaso. Due squadre che lottano per la salvezza, due squadre che vogliono assolutamente far punti. Minturno ha 20 punti in classifica, mentre Roccasecca ne ha 13. Squadre già lì per il rituale rito della monetina. Andiamo a conoscere le formazioni, iniziando dagli ospiti. In porta Rossignuolo, 2 Zonfrilli, 3 Capuano, 4 Davino, 5 Di Girolamo, 6 Cerasuolo, 7 Lombardi, 8 Gemmiti, 9 Di Vaia, 10 Perlingeri e 11 Tobia. In panchina mister Gianluca Manzi, porta Conti, Castelli, Ciamberlano, porta Ziu, Aghemang, Pagliaro, Minchella e Baglieri. Mister Pernice risponde con Venditti tra i pali, D'Alessandro, Franco, Mastroianni, Vento, Zamparelli, Petrillo, Pirolozzi, Cenerelli, Martino e Leonardo. In panca Zolla, Signore, Grimaldi, Rossi, Noli, Andreoli, Veglia, Abbattista e Perillo. Arbitro della gara il signor Andrea Musumeci della sezione di Cassino, coadiuvato da Simone Altobelli e Alessandro Ceci di Frosinone. Gara che sta per iniziare. Sarà il Roccasecca da destra verso sinistra a battere il calcio d'inizio. Il signor Musumeci controlla i propri assistenti. Suo Minturno che si schiera con il tridente Martino, Cenerelli e Leonardo. Arriva adesso l'ok, pronti a far partire il cronometro. In questo momento è iniziata Suo Roccasecca, con Roccasecca subito in avanti con il lancio di Gemmiti, l'ex giocatore di Anagni ed insieme a Ausonia, sceso quest'anno in promozione con il Roccasecca. Un Roccasecca che non ha trovato veramente il cammino giusto in campionato fin qui, squadra che ha calcato i campi d'eccellenza anche con buoni risultati negli anni precedenti. Roccasecca, terra di San Tommaso, che adesso si ritrova un po' in affanno in questo campionato di promozione, anche se si sa il campionato è lungo. Zamparelli prova a far viaggiare D'Alessandro lungo fascia, non ci arriva Leonardo, allora prova la squadra giallo canarina a organizzare pallone per vie centrali. Mastroianni, il lancio a cambiare gioco direttamente, la sta affidata dall'altra parte dove c'è Martino, domestica il pallone, la mette in mezzo per Pirolozzi. Sembra rinato Pirolozzi da quando è sbarcato in maglia rosso-blu, lui che su questo campo ha giocato fin da ragazzo, salvo poi viaggiare e andare altrove. Basti pensare che si tratta di un giocatore tornato da un bel infortunio che ne ha pregiudicato praticamente la preparazione all'inizio di campionato. Zamparelli prova la verticalizzazione, nulla da fare, poi il pallone rimane lì. Cenerelli prova a lottare per recuperare il pallone, viaggia per vie centrali. Davino lancia in avanti, Mastroianni ancora di testa, Petrillo mette giù il pallone, lo domestica, chiama Battista a viaggiare. A Battista addirittura si rifugia all'indietro su Zamparelli. Zamparelli e Franco, due centrali difensivi di questo Suo Minturno. Tanto Cenerelli becca una bella gomitata in questo caso da Davino, frana a terra e punizione da un punto molto interessante, potremmo definirlo così, mentre rimane ancora a terra Cenerelli. Sarà Cenerelli a battere il calcio di punizione, lui che ha un ottimo tiro, anche se si allontana Martino, altro giocatore da un buon piede. Si allontana Cenerelli, rimangono solo sul posto
Mastroianni e Franco. Un po' laborioso questa preparazione al calcio di punizione, mentre praticamente è sparito il sole che stava scaldando il campo. Mastroianni parte il suo tiro a rientrare, pallone alto sopra la traversa, prima occasione degna di nota per Mastroianni. Il pallone non si è abbassato per il centrocampista, che domenica è andato a segno nel derby tra Formia e Suio Terme Castelforte, in turno. Il momento diede poi il via alla rimonta completata da Cenerelli, salvo poi veder passare la squadra del Formia negli ultimi minuti. La caccia del pallone, il numero 8 Pirolozzi, ancora sfera fuori, si stende in avanti Roccasecca. Il pallone a cercare per Lingeri, domestica la sfera per Lingeri, deve poi ritornare sui propri passi. Davino lancia in avanti, c'è la risposta di Zamparelli, poi Petrillo non riesce a mettere giù il pallone come vorrebbe. Gemmiti, da ordine Gemmiti, passando al numero 7 Lombardi, entra in area in Roccasecca, pallone che però viene riconquistato da Mastroianni, che fa viaggiare subito Pirolozzi, ne esce però un rinvio Sbilenco che serve addirittura mister Pernice in panca. Ottimo lo stop del mister. Pallone che riparte allora per gli Amariglio, potremmo chiamarli così, i gialli del Roccasecca. Lombardi porta a passeggio a Battista, poi deve tornare indietro per Lingeri, che la gioca su Davino. Davino ancora per Gemmiti. Gemmiti è un interno di centrocampo, un regista vecchio stampo, potremmo definirlo così, uno di quelli che crea gioco. Scorso anno la Sonia cambiò un bel po' lo stile di gioco, potremmo definire così, della squadra di Gioia. Intanto arriva il fallo da parte di Cenerelli. Intanto viene richiamato il direttore di gara dal guardalinee. Pallone che praticamente dovrebbe ripartire dal minuto 1 perché c'era un fallo pregresso, probabilmente un fuorigioco. Allora Franco fa ripartire Zamparelli. Siamo al quinto minuto di gioco. Franco un po' in affanno, riesce a rinviare nella zona dove Petrillo ha vita facile. Suo stop però è leggermente difettoso, tanto quanto quello di Abbattista, che lascia di D'Alessandro, che lascia il pallone fuori. Deve ripiegare allora la squadra rosso-blu nel suo minturno. Lombardi prova il gioco di prestigio, gli riesce per Lingeri, venuto a cercare il pallone da questa parte. Gemmiti lancia in profondità, Venditti esce, chiama il pallone, ma Zamparelli anticipa tutti. Mancini, anzi Lombardi, buono il tiro per lui, la parata del portiere. Testa, pallone che arriva a Mastroianni, verticalizzazione interrotta da parte di Zonfrilli, che spazza il pallone via, ancora fuori, rimessa in prossimità della panchina del minturno. Battuta per Martino, che fa proseguire verso Cenerelli, nulla da fare. Buona la rottura di Zamparelli, da Alessandro, serie di batti e ribatti. Pirolozzi prova a lanciare lungo per Leonardo, che non è in fuorigioco, può viaggiare sul pallone. Allora Leonardo va il numero 11, pronto per crossare, il cross è basso, centrale, Davino spazza via il capitano del Roccasecca per Lingeri, contro Alessandro, alla meglio il difensore, però serie di fase di gioco concitata, ancora da Alessandro, rientra in possesso di palla, prova a domesticarlo allora, riapre per Leonardo, che qui sulla destra ha un buon varco, ma lo stop è difettoso in questo caso, il pallone scavalca letteralmente il piede di Leonardo, che ovviamente chiede scusa ai compagni. Suio che comunque rimane in prossimità a cercare di tenere alto il pressing. Squadra ospite che fin qui si è fatta vedere sempre con Lombardi. Pallone adesso giocato da Tobia, venuto da Manforte a centrocampo, scambia, fraseggia Pirolozzi, prova a chiamare in velocità il compagno, non lo va a fare,
si trattava di vento, allora il pallone è subito dall'altra parte, dove Franco deve fare un po' di straordinario in questo caso per accompagnare il pallone in fondo. Rimessa che sarà per Venditti, chiamato oggi a fare da portiere titolare. Panca pernice altri due portieri, sia Zolla che Perrillo. Il rinvio di Venditti a cercare Martino, sempre puntuale nello stop, in questo caso giocato in avanti da Vento, a caccia del pallone Leonardo, l'uscita però precisa di Rossignuolo. Altro portiere classe 2001, c'è cioè un 2000 in porta per il suo Minturno e un 2001 per il Roccasecca, mentre in panca 99 Conti, secondo portiere della squadra ospite. Intanto Cenerelli in aria, c'è fallo ma è al limite, calcio di punizione e ammonizione probabilmente per il giocatore del Roccasecca, ammonito, si tratta del numero 3 Capuano, ammonito praticamente all'ottavo minuto. Il calcio di punizione sull'uscio, potremmo dire così, dell'area di rigore di Rossignuolo. Lì Mastroianni potrebbe di nuovo cercare il tiro, anche se al momento non è in prossimità del pallone, preferisce rimanere a distanza. Cercherà probabilmente Franco il tiro di potenza, lui che è dotato di un ottimo sinistro. Va a piazzare la barriera Rossignuolo, anche Leonardo non è un cattivo tiratore. Quattro uomini in barriera, ai quali si aggiunge un ulteriore elemento. Barriera più dietro, arbitro! La barriera più dietro! Parte Franco, il suo tiro, rimpallato, forse non regolarissima la distanza della barriera, ma il pallone rimpallato, azione pericolosa ma nulla più, potremmo definirla così, neanche da inserire negli highlights, visto che il pallone non ha superato la barriera. Vento domestica il pallone, deve ripartire all'indietro il classe 99, lancia a cercare Martino, in qualche modo domestica un altro pallone, lo lascia poi sul posto per il cross che arriva da parte di Piero Lozzi, pallone rimpallato, può ristendersi in avanti Roccasecca che ha solo il numero 9 di Vaia, ma in netto fuorigioco il classe 2000. Franco la gioca per Zamparelli, il 2 ex Sessana fa ripartire il suo Terme, Martino all'indietro a farla girare per il proprio numero 8 Pirolozzi. Pirolozzi deve ritornare indietro da Zamparelli, si è alzato adesso Roccasecca che porta il pressing anche a cercare di stanare il suo dalla fase d'attacco. Pallone messo fuori, 10 minuti di gioco passati. Franco potrebbe tirare in mezzo un altro pallone, colpo di testa da parte di Zonfrilli, si accontenta della sfera però il numero 5 Vento, contro cross Davino, allontana di Girolamo. A cercare Di Vaia, di testa Zamparelli agevola l'uscita di Venditti che fa subito ripartire per D'Alessandro, ora che torna comodo da Zamparelli, poi ancora D'Alessandro. Bello il dribbling secco di D'Alessandro che saluta e se ne va, passaggio in avanti forse troppo lungo, prova Leonardo a macinare metri su questa sfera, arriva più lesto di tutti Davino, può ripartire, ultimo tocco di Leonardo, il pallone è fuori. Il secondo assistente Alessandro Ceci su questo intervento, il pallone era direttamente fuori, ultimo tocco di Leonardo. Messa l'area battuta per Lingeri, mette fuori, ultimo tocco di Petrillo, però noi eravamo dello stesso indirizzo ma ovviamente le guardaline, in questo caso l'assistente era meglio posizionato. Di Vaia non riesce a intercettare Mastroianni, serve un compagno, serve Gemiti, duello tra ex compagni di squadra Gemiti e Pirolozzi, i due si conoscono bene, lo scorso anno da Sonia. Martino riesce a superare l'avversario, mette fuori, l'arbitro non segnala il fallo.
pallone già battuto, Zamparelli, palla che scivola fuori. Allora può ripartire il suo in turno con Franco, lancio a scavalcare il centrocampo alla ricerca di Leonardo, che è nettamente anticipato in questo caso da Alessandro per Zamparelli. Lancio avanti a cercare Leonardo, di testa fa buona guardia Capuano, si intromette sul discorso Petrillo per Lingeri, mette giù il pallone, però se lo trascina fuori in questo caso il numero 10 ospite. Alessandro rischia un po' battendo molto più dietro il pallone, lancio in avanti, non ci arriva Martino, ancora inoperoso Cenerelli per la zona di campo, conquista una rimessa laterale. Intanto l'arbitro va a richiamare sia Martino che Davino, anzi si tratta di Di Girolamo, il capitano numero 5. Messa battuta per Martino, il dai e vai, tentativo di cross da parte di Vento, Leonardo anticipato di testa da parte di Capuano, ce ne sarà, ne matura un corner da questa azione. Sarà lo stesso Leonardo che adesso chiama lo schema ai suoi. Sarà un termine cestistico, ma d'altronde chiama lo schema. Sicuramente sono delle azioni provate sui calci piazzati. Il buon Walter Zinga era un esperto in tutto ciò, addirittura aveva lo stratega sui calci piazzati. Ne esce un pallone sul primo palo che però a poco porta, se non a ripetizione dalla bandierina. Infatti se ne incarica Mastroianni adesso della battuta. Sistema il pallone Mastroianni, pallone questa volta più alto, secondo palo, Pirolozzi anticipato, lascia scivolare fuori dopo il tocco di un difensore, ne esce il terzo corner consecutivo, anche se dall'altra parte questa volta. 0 il corner battuto da Roccasecca, mentre praticamente va a ribattere Leonardo questa sequenza alternata, per non dire così. Rimane lontano dai giochi Mastroianni, anche Franco che è un ottimo colpito di testa, rimane in difesa. Pallone verso Mastroianni, se tira il volo è spettacolo, e infatti lo fa Mastroianni, applausi per lui. Controcross di testa, la parata ottima del portiere, ma bella l'azione di Mastroianni. Giocatori non rischiano mai il tiro al volo su un'azione del genere, lo ha fatto Mastroianni, è uscito un bellissimo tiro, poi sul consecutivo colpo di testa era in fuorigioco il giocatore del Suio, ma complimenti a lui. Piccoli problemi di visibilità sul campo, è uscito un sole, è quasi estivo, siamo all'antivigilia di Natale, ma intanto Martino cross in mezzo, Capuano allontana, Petrillo alla caccia del pallone, arriva sulla sfera, poi la lascia verso Mastroianni, servito da Alessandro, all'indietro per Zamparelli, in avanti per Lingeri, riesce a intervenire di testa ad Alessandro, anticipa l'avversario, il pallone è fuori. Rimessa laterale che sarà per la squadra dai colori sociali bianco-celeste, ma oggi in divisa gialla come il Villarreal, giallo-amariglio. Zamparelli, poi Mastroianni, lancio lungo, Cenerelli aveva ricuscito all'indietro, Di Girolamo corre a recuperare palla, ma Cenerelli ha dimostrato sempre di non demordere, poi questa volta perde lo scontro sul pallone, ma proprio domenica contro il Forme Cenerelli ha inventato un gol dal nulla praticamente, inseguendo un pallone che sembrava destinato ad Avgull, il portiere con un colpo di testa lo ha beffato e praticamente anticipando il portiere su un pallone perso ha messo a segno il 2-2 della squadra di Pernice. Tanto pallone che viaggia sulla linea mediana con il duo dei difensori del Suio, profondità Cenerelli, in qualche modo riesce a far sponda, pallone consegnato a Petrillo,
Cenerelli mette giù la sfera, porta a passeggio quattro avversari, commette fallo in questo caso, ma era circondato praticamente da una gabbia gialla. Diciottesimo minuto, 0-0 ancora, poche le azioni nette da gol tra Suio, Termini in turno, Castelforte ovviamente senza tralasciarlo, e Roccasecca. Lancio in avanti in una posizione dove D'Alessandro fa buona guardia, accompagna il pallone, sfera per Mastroianni, il metronomo per Pirolozzi. Franco avanti a cercare Martino, subisce fallo, subito la chiamata del signor Musumeci. Allora, lanciato in avanti, tentativo di cross basso questa volta, un po' troppo arretrato, spera che si perde, poi Franco alza un campanile sul quale deve correre Leonardo, riesce a stoppare Leonardo, il sombrero che non riesce al completo perché Capuano fa buona guardia, riparte per Lingeri, lancio a cercare Di Vaia che però è ingabbiato a metà campo, praticamente si sono visti i giocatori del Roccasecca dalle parti di Venditti. Lancio in avanti a cercare Cenerelli che spazia su tutto il fronte d'attacco, lo attacca, lo mette giù ma regolarmente Di Girolamo guadagna addirittura la rimessa laterale, il capitano del Roccasecca, battuta per Pellingeri che nonostante il numero 10 spazia sulla mediana. Mastroianni d'esterno a cercare Leonardo, mezzo a tre uomini, Leonardo porta a passeggio la sfera, cerca un compagno libero, la larga verso Martino, punto di riferimento sul lato sinistro del campo. Pallone che arriva a vento, in qualche modo resiste vento su questa sfera, Martino cerca un triangolo con un compagno, trova Leonardo, non si concretizza con il passaggio in avanti, ancora Martino a cercare il pallone, attacca su Zonfrilli, costretto al rinvio, la tocca Martino ma il pallone è ancora utile per la squadra del Roccasecca che prova adesso a organizzare un'azione di partenza anche se è troppo laboriosa e si torna praticamente in quella posizione di campo da dove si era partiti. Adesso apertura panoramica con Capuano che era abbondantemente fuori, ma l'arbitro lascia continuare. D'Alessandro per Di Vaia che non aggancia, allora Mastroianni a cercare sempre Martino su quel lato di campo dove il suo spinge spesso e volentieri. Pirolozzi alimenta ancora per Martino, si prepara al cross, il numero 10 prova a rientrare sul sinistro, lascia abbastanza spazio Zonfrilli, va a cercare il contatto Martino, fa l'indietro per Pirolozzi che deve riallargare il gioco per Franco, quasi a voler stanare Roccasecca che è ordinatissimo in difesa, questo bisogna dirlo per la squadra di Manzi. E qui c'è un errore di impostazione, esce palla a piede Davino che poi si perde nel contatto con il compagno, andava a fare per Lombardi che sta beccando, si vuol dire, rimproveri su rimproveri ma su problemi non suoi. Infatti ha allargato le braccia il centrocampista numero 7. D'Alessandro a cercare Leonardo, però il pallone non entra proprio sul campo, ne scaturisce un fallo laterale da battere a mani invertite. Ventiduesimo. Pallone controllato da nessuno, alla fine Di Vaia far partire la sfera per la squadra ospite, sempre un problema, Tobia per D'Alessandro, ennesimo fallo laterale, questa volta un po' regalato, generoso. Rimessa che sarà di Capuano per Lombardi, non riesce a crossare il numero 7, classe 99 Lombardi, quindi giovanissimo. C'è
Cenerelli lo anticipa Davino in qualche modo, pallone che termina fuori. Rimessa che sarà per D'Alessandro. Va a cercare Leonardo mentre è crollato a terra Cenerelli. Nulla di regolare, Petrillo di Girolamo. Pallone che torna praticamente ad D'Alessandro. Però un pallone basso, Cenerelli cerca il triangolo per Petrillo, buono, potrebbe anche calciare, lo fa, alto decisamente il pallone, ma è comunque un modo per svegliare, per testare il tiro quando siamo al 23esimo. Buono lo scambio, la conclusione un po' meno. È uno 0-0 frizzante, ma è uno 0-0 che ha bisogno di gol per alzare un po' il livello della partita, anche perché il Suio gioca imposta in qualche modo, ma praticamente Roccasecca va solo in ripartenza, non si è mai visto oltre la tre quarti. Martino prova a prendersi metri di campo, era un po' fuori posizione Zonfrilli, va Martino, rientra sul sinistro, ci pensa più di qualche secondo, perde forse un istante di gioco per crossare, poi vento, è tutto chiuso, deve ripartire all'indietro da Pirolozzi. Pirolozzi dal cross basso, Petrillo all'indietro, anticipato Mastroianni in questo caso. Può ripartire Lombardi, profondità per Di Vaia, ha preso un buon corridoio, su di lui arriva Zamparelli, la chiusura ottima di Zamparelli, senza fallo, addirittura evita anche il fallo laterale Zamparelli. Passaggio in avanti, Lombardi recupera la sfera, continua a giocare Roccasecca con Gemmiti, mentre Capuano si ferma e appoggia il pallone fuori. Qui si vanno un po' a confrontare i giocatori, forse perché i giocatori del Sud non avevano messo il pallone fuori, ma non era netto il fallo, era rimasto a terra Di Vaia che poi si è rialzato da solo. Rimessa che sarà per D'Alessandro. Poi Leonardo restituisce il pallone praticamente al portiere. Qualche timido applauso per la sportività in questo caso. Pallone che rimbalza, pericoloso in aria, Di Vaia contro Zamparelli. Alla fine alla meglio il Minturno che allontana il pallone. Leonardo subito aggressivo su di lui Capuano, c'è il fallo. Nel momento in cui non si è concretizzato il vantaggio, l'arbitro ha preferito bloccare tutto. Pallone che viaggia ancora sulla mediana. Pirolozzi cambia gioco da questa parte con la sciabolata verso D'Alessandro. D'Alessandro alza verso Leonardo, anticipato questa volta da parte di Davino che si stende in avanti. Qui voleva forse il pallone da quest'altra parte. Vento, buona l'intervento sul pallone, ancora vento, esce in mezzo a tre uomini, gli esce una serpentina stupenda, alla fine si lamenta anche con l'arbitro per il fallo ricevuto. L'arbitro ha sempre dato il vantaggio, poi esce il fallo su Cenerelli. Altro calcio di punizione. Martino sul pallone, pochi saltatori in aria, quindi credo non ci sarà il crossone in mezzo come si potrebbe prospettare da una posizione del genere, o almeno forse non hai giocatori adatti a fare una giocata del genere. Pernice, adesso arriva anche D'Alessandro dal manforte sul secondo palo. In questo caso si butta palla in mezzo e quello che esce esce, almeno, e lo fa Martino. No, è in vantaggio la difesa della squadra ospite, infatti Davino allontana di testa, poi pallone lanciato in avanti e qui cicca il pallone Mastroianni, sfera fuori, e lo stesso Davino a venire in avanti per la rimessa, anzi no, si tratta di Capuano. D'Alessandro la gioca per Pirolozzi, apertura di primo pensiero, potremmo dire così, verso Martino, che è sempre un po' un lato
e buona libertà su quel lato, porta a passeggio Zonfilli, entra in area dribbling, questa volta si perde il pallone sul fondo, lui che trova anche il rigore contro il Formia nella partita precedente, mentre arrivano i tifosi del Roccasecca. Partita che inizia al 30° per i tifosi del Roccasecca. Di testa Pirolozzi per Divaia. Pallone che viaggia sulla tre quarti del Roccasecca senza trovare il terreno concretamente. Adesso Zamparelli, anzi Vento, uno dei più ispirati del Minturno Vento, nonostante sia giovanissimo, classe 99. Pallone per Cenerelli che ha una buona libertà in questo caso, addomestica il pallone, l'allarga per Leonardo, non c'è fuori gioco, Leonardo entra in aria, contro cross in mezzo, tiro cross potremmo dire così, e para in due tempi Rossignuolo. 28esimo, azione degna di nota questa volta del suo Minturno. Potrà ripartire la squadra ospite, non so cosa ne uscirà, ma sicuramente il sole non agevola le riprese. Sale il grido dei tifosi del Minturno, dove sono gli ultra, visto che sono arrivati quelli del Roccasecca. Cenerelli prolunga di testa, è un pallone perso, comodo per Rossignuolo, addomestica, rinvia da Alessandro. Divanna poi ancora da Alessandro, un pallone che quando rimbalza cambia spesso proprietario. Pirolozzi prova a dialogare con Martini, i due si conoscono benissimo, hanno fatto la trafila delle giovanili insieme. Il livello di Minturno ha sempre tirato fuori ottimi giocatori, anche il compianto Minturno aveva un bel settore giovanile, è arrivato addirittura a disputare gli allievi d'elite e la juniores d'elite, cosa che si è poi persa negli ultimi anni. Il calcio è tornato poi grazie al suo Terme che è sbarcato qui al Minturno e con pochi dirigenti del Minturno ha ridato un po' di fuoco, un po' di carburante a tutto ciò. Speriamo intanto Zamparelli, bello il suo intervento in mezzo ai due uomini, si permette il cambio di direzione, diciamo situazione che si era un po' persa, e adesso speriamo che si possa, perché no, fare da coagulante, fare da collante, ricreare un po' quello che c'era stato in passato, quando Minturno addirittura annoverava tre squadre. Intanto il pallone sul campo viaggia da una parte all'altra senza concretizzarsi. Ancora in mezzo al campo Martino per Pirolozzi, riesce a far proseguire Gemmiti, interrompe la corsa, serie di scambi, Petrillo cambia fascia, pallone in mezzo, Cenerelli tramortisce Davino, commette fallo. Di Girolamo, pallone verso Capuano, anticipa Alessandro, pulito l'intervento di Lombardi, Divaia il tacco a cercare ancora la cavalcata di Lombardi, pallone che termina fuori, rimessa che sarà per Capuano, Forco Capuano, difensore classe 98. Tanto anticipato Tobia, si stende in avanti Martino, il
La rimessa è per Leonardo, il conto cross di Leonardo in una posizione dove però doveva essere lui. Si perde il pallone con Davino, che lo tiene comunque giocabile per recuperare la sfera. Lancio in avanti. Si trattava di Capuano, non di Davino. I due si somigliano tantissimo, almeno dalla tribuna. Stessa capigliatura. Martino fa girare palla, però è un palleggio che al momento non porta il suo ad attaccare. Martino all'indietro per Zamparelli e Leonardo. Difesa del suo che spesso e volentieri si forma a tre. Pallone pericoloso in mezzo. Scambi. Sulla linea mediana. Capuano. Arriva Cenerelli a dar fastidio. Lancio in avanti da parte di Davino. Gemmiti elegante in questo stop. Prova a venire su palla al piede Gemmiti. Prova a puntare addirittura per il sud Alessandro. Il passaggio a cercare Lombardi, un po' arretrato in questo caso. Lombardi. Questa volta ha le sue colpe su questo pallone. Rimessa che ripartirà da Venditti. Venditti pronto al rinvio quando il minuto è il minuto 34esimo. 0-0. Non riesce a toccare Mastroianni. Alla fine il pallone diventa buono per Martino. Tocca su Zonfrilli, però a Zonfrilli supera proprio il diretto avversario. Riesce a servire avanti per Tobia. Allora indietro per Perlingeri, e in questo caso non è eccezionale il passaggio per Perlingeri, pallone che si perde in fallo laterale. Rimessa che sarà per Vento. Viene scambiato. Vedi Roccasecca che prova a venire avanti, qui c'è un intervento falloso abbastanza sbilenco da parte di Mastroianni. Danilo Mastroianni tornato in questa stagione al suo metronomo di centrocampo che non disegna anche la giocata al centro della difesa, fratello del centrale difensivo quest'anno della Mistral, Mattia. Bello vedere come nonostante i 13 punti in classifica ci siano i tifosi di Roccasecca. È una bella cosa, che vuol dire che la squadra è comunque seguita dai propri sostenitori. È una cosa importante, anche perché tanto bello questo calcio di punizione, per poco non trova il gol al 35esimo. Tocca la traversa. Pallone ripartito per Leonardo. Prova a puntare, ma la difesa di Roccasecca è sempre puntuale e ben schierata. Altura sulla metà campo. Gemmiti chiama in causa Zonfrilli. Lozzi si riesce a interporre tra l'avversario e il pallone, poi commette fallo su Gemmiti. E qui Pernice sta cambiando qualcosa, infatti arretra Leonardo, va avanti Petrillo. I due si scambiano di posizione, giocatori tutti duttili, dobbiamo definirli così quelli del suo, visto che Leonardo ha giocato tranne che a porta probabilmente in tutte le posizioni. Qui Davino è in secco anticipo, recupera il pallone. Lo accompagna in fallo reale, potrà rimettere allora Capuano. Va a giocare su Gemmiti, elegante per Perlingeri. Perlingeri sempre sul proprio compagno numero 8. Poi sale Capuano, va all'esterno di sinistra a lanciare in avanti l'Alessandro. Perlingeri lo stop. Tentativo di controllo, entra bene Pirolozzi. Cenerelli per Leonardo. Apertura panoramica a cercare Martino. C'è l'anticipo secco della difesa. Zonfrilli lancia in avanti Tobia, lo stop a seguire, rende utile il pallone anche per Gemmiti, uomo d'ordine Tobia.
Berlingeri, poi c'è la chiusura, può ripartire Pirolozzi, passaggio che non si concretizza, Mastroianni, e qui Mastroianni perde un istante di gioco nel passare il pallone, non parte la sfera, allora può ripartire in contropiede di Roccasecca con il pallone verso Robbia, la chiusura di Franco che gioca con una vistosa fasciatura sul piede destro. Martino, gioco di prestigio in questo caso, a metri sulla faccia sinistra, il passaggio per vie centrali, Petrillo, si è allargato Cenerelli, qui messo giù Petrillo e c'è il fallo da parte di Capuano, bravo a controllare il pallone Petrillo, si lamenta in questo caso di Girolamo, ma l'arbitro sembra inamovibile dalla propria posizione, calcio di punizione, 38esimo. Potrebbe anche cacciarla Martino o Leonardo. Alla fine si sfoltisce la rosa dei papabili. Rimangono Pirolozzi, Martino e Leonardo. Con Pirolozzi che potrebbe anche toccarla per Leonardo. Martino! È fuori il pallone, ma bellissimo il calcio di punizione al 38esimo. Pallone che ha lambito il palo alla destra di Rossignuolo. Va a rinvio il portiere Roccasecca, ancora zero le occasioni da gol del Roccasecca, ma è una squadra ordinata che, per assurdo, si sta basando proprio su questo gioco, il pressing difensivo e poi le ripartenze in contropiede. L'avevamo detto in fase di riscaldamento, vedevamo la squadra di Roccasecca a giocare stretta, a giocare il pressing, il famoso torello, e qualcuno mi ha detto forse questo è il loro stile di gioco, il pressing stretto, la ripartenza, la velocità. Infatti decibel che si sono alzati qui al Carafa Conte. Capuano all'indietro a cercare Davino, rinvio di Davino, di Vaia non riesce ad anticipare gli avversari, Gemmiti per Lombardi, mette giù, appoggia su Berlingeri, Gemmiti, Tobia, Berlingeri ancora, si gira bene addirittura di prendere un calcione, l'azione è concreta, di Vaia lo scambio, si alza la bandierina, fuori gioco, era in fuorigioco il giocatore al momento del contatto. Il secondo terzo intervento che fa un po' maldestramente Mastroianni, il giocatore è anche un po' involuto in questo frangente, mentre Fran a terra Martino un po' involuto, nel senso che da quando Leonardo ha arretrato il suo bacino di gioco sembra essersi un po' spento. Calcio di munizione, allora si è rialzato Martino, pallone proprio per Mastroianni, va a cercare Leonardo, la gira per Martino, sempre punto di riferimento offensivo, non parte la sfera, resta lì ancora Martino, tentativo di tunnel, altro fallo, questa volta da parte di Gemmiti e viene ammonito Gemmiti, 41esimo, ammonito Gemmiti. Giocatore che ha vinto il campionato d'eccellenza col Città d'Anagni due stagioni or sono, anzi ha vinto il campionato di promozione, scusatemi, non quello d'eccellenza. Ennesimo calcio di punizione, sarà Mastroianni a scagliare verso la porta di Rossignuoli. Pallone che partirà anche se in maniera molto laboriosa,
Siamo al 42esimo, è già pronta la vignetta del recupero. Mastriani basso sul primo palo, Di Girolamo spazza via, inchiodato a terra Di Franco, Gigino Franco, no Di Franco. Intanto c'è stato lo scambio di posizioni, Martino è venuto su questo lato di campo, da Manforte a Petrillo. Non è accompagnato fuori da Alessandro Zamparelli. Verso Franco, lancio in avanti di Franco. Non è controllato da Zonfrilli, che lo accompagna verso l'uscita. La rimessa sarà giocata ancora dai giocatori ospiti in maglia gialla. Yellow San Marin, potremmo chiamarli così, visto che si tengono sotto la linea mediana. Un ottimo pressing però messo giù da Mr. Manzi, che chiama i suoi a salire in maniera veloce nel momento in cui ci sono le ripartenze. Di Franco, Di Franco il rinvio. D'Alessandro, comodo per Zamparelli. Lancio in avanti, Cenerelli ha una buona possibilità di gravitare in quella zona di campo. Non rimangono attaccati i difensori del Roccasecca quando si alza verso la propria porta il centrale d'attacco di Pernice. Calcio di punizione. Trentacinquesimo minuto in corso, Di Girolamo lancia in avanti di testa Zamparelli, domestica il pallone Tobia, a cercare compagni, doveva fare su questo passaggio per Lingeri, aveva controllato il numero 6 Cerasuolo, un po' fuori dagli schemi Cerasuolo, toccato pochi palloni, Leonardo anticipato per Lingeri. Mastroianni a terra per D'Alessandro, tutto chiuso, lo deve giocare da lui. Di Girolamo anticipa tutti. Mastroianni c'era solo, adesso controlla lui all'indietro. Non è scagliato in avanti D'Alessandro, appoggia verso Venditti. Si attende la segnalazione del recupero che sarà comunque probabilmente di 2 minuti, non nutritissimo. C'è fallo secondo il direttore di gara Cenerelli per Leonardo. Il cross a cercare Martino in anticipo Zonfrilli. Martino può tornare sulla sfera però. Pirolozzi in affanno su questa sfera. Mastroianni gioca quasi da fermo però. Rossignoli. E l'arbitro dice che non c'è bisogno di recupero. Finisce qui il primo tempo. 0-0 al 45esimo netto. 0 di recupero. E linea che può andare alla ripresa. È tutto pronto per la ripresa della partita. Musumeci riceve l'ok dei due assistenti ed è pronto a dar via a Pirolozzi. Il turno che attacca adesso da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Non ci sono stati cambi in questo ritorno in campo tra le due formazioni. Lancio da parte di Mastroianni, c'è l'appoggio comodo da parte di Zonfrilli al proprio portiere Rossignuolo. Suio Minturno che continua a tenere il Petrillo in avanti, mentre il centrocampo è a 3 tra Mastroianni, Leonardo e Pirolozzi. Tutti gli under praticamente sono dietro, visto che intanto qui un pallone ottimamente recuperato da Lombardi. Tobia va a prendersi il varco di Vaia. Murato in questo caso non va via il pallone, ma c'è un fallo.
c'è un fallo, si ferma tutto, era stato bravo Di Vaia a recuperare palla. Pallone rilanciato, sfera per Zamprelli, il tocco anzi di vento, pallone messo fuori, rimessa già battuta, sale con il pallone della squadra ospite Di Vaia. Gemiti conquista un buon pallone, prova a organizzare, non la fare, c'è la chiusura di Leonardo, tenere il pallone Martino giocabile, c'era suolo, c'era suolo, il dribbling è un blocca secca più convinta, qui c'è il fallo di Zamparelli, calcio di punizione, posizione interessante per questa battuta che sarà del Rocca Secca. Si piazzano in aria tantissimi giocatori del Rocca Secca, pallone che sarà calciato dal numero 7 Lombardi, classe 99, c'è solo il numero 8 di casa Piero Lozzi in barriera. Arriva a dar man forte anche Petrillo, mentre in aria sembrano tantissimi giocatori in maglia gialla. Si stacca poi Petrillo per bloccare Gemmiti, praticamente c'è solo un uomo in ripiego, si tratta di Cerasuolo. Pallone sul primo palo, di testa capitan Di Girolamo, palla fuori. Rimessa che partirà dai piedi di Rossini, anzi di Venditti. Zamparelli lancia in avanti, Petrillo anticipato ma fallosamente, ci sarà calcio di punizione, calcio di punizione con il Rocca Secca che torna in difesa mentre viene richiamato il giocatore che ha allontanato il pallone. Zamparelli lancia in avanti, Petrillo di testa prova a recuperare il pallone da Alessandro, arriva per il cross altissimo, scavalca tutta l'area di porta Martino, stop difettoso in questo caso, il pallone che si ferma sul fondo, rimessa che sarà per Rossignuolo. Mentre si accende una bella bagarre tra tifosi solo a livello di cori, e questa è la parte più bella. Lancio in avanti di testa Piero Lozzi, una bagarre canora potremmo definirla così, tanto il pallone è fuori, ultimo tocco di Martino, recupera Metri Zonfrilli, va alla rimessa il numero 2, la gioca per Cerasuolo, anticipato da parte di Vento, Martino, pallone che rimpalla proprio per Martino, poi non riesce a partire Cenerelli, commette fallo, aveva recuperato un ottimo pallone Martino nel rinvio, sarà Di Girolamo a battere il calcio di punizione con il Rocca Secca che si rialza tutto in avanti, Rocca Secca che coglierebbe come un bel po' di ossigeno, un punto visti i 13 al momento in classifica, non sarebbero un granché visto che ha pari punti con l'Armada, ma comunque muovere la classifica è sempre fondamentale soprattutto in trasferta. C'è la suolo, prova a girare Vento, gli complica la vita Vento per Franco, Piero Lozzi il lancio in avanti di Girolamo, la buona guardia a Zamparelli, poi Leonardo lo stop a seguire, Leonardo a palla a piede, lo segue Di Vaia, Leonardo si ferma, rilancia da quest'altro lato dove buona guardia di Martino, messo giù, fallo abbastanza netto da parte di Zamparelli che viene, anzi di Zonfrilli che viene ammonito,
al quinto minuto del secondo tempo. Ammonito Zonfrilli, gli ammoniti sono tutti da un lato, Gemmiti, Capuano e Zonfrilli. Calcio di punizione dalla tre quarti, posizione non pericolosissima, ma ovviamente tutto si può creare. Sarà Mastroianni a batterla, numero 4. In barriera solo Di Vaia per la squadra ospite. Mastroianni è rientrato sul secondo palo di Giolla, ma allontana, caccia il pallone Petrillo, lascia poi sfilare fuori il pallone, sarà da Alessandro allora a recuperare il metri e andare a battere il calcio di punizione, calcio alla rimessa laterale, non il calcio di punizione, anche se da Alessandro ha una buona rimessa, quasi un corner per lui in alcuni casi, le rimesse messe in gioco di lì da Alessandro. A cercare Cenarelli, non c'è fuori gioco ancora per D'Alessandro, il contro cross secondo palo, Martino non può arrivarci, Cenarelli controlla la sfera, la mette in mezzo, il tiro alto da parte di Leonardo, settimo minuto della ripresa, Leonardo alto sulla traversa, un pallone che vagava in aria terminato fuori, Leonardo non è riuscito a tenere il pallone basso. Rossignuoli di testa, ancora Mastroianni, poi Leonardo in qualche modo con la punta riesce a servire il compagno. Petrillo esterno d'attacco da un bel po', il tentativo di cross troppo tagliato, lascia sfilare praticamente tutta la difesa al povero Rossignuoli che non era uscito. Franco protegge l'uscita di Zamparelli, poi di testa Mastroianni, D'Alessandro, poi Mastroianni, la verticalizzazione che sfila praticamente fino a Rossignuoli, innocua in questo frangente. Non è lanciato in avanti, Lombardi intercetta, la mette giù Tobia, poi se ne ribatte ribatti per Lingeri, prova a mettere ordine ancora D'Alessandro, il pallone che rimane sul posto, poi deve addirittura tornare Cenarelli, Leonardo, l'apertura a cercare Martino, sempre punto di riferimento su questo lato, Pirolozzi prima un bel po' di metri di campo, poi la gioca sul numero 10, Martino prova ad entrare in aria, il cross di sinistra a rientrare, ci sono giocatori, Cenarelli era defilato, pallone che rimpalla proprio su Cenarelli, alla fine il pallone si spegne sul rinvio, rinvio dal fondo da battere per Rossignuoli e compagni. Pernice e Manzi entrambi in piedi, entrambi a camminare nella propria area di competenza, a studiare il piazzamento degli uomini. Rossignuoli ancora il rinvio, parte ora il pallone di testa Leonardo, poi Petrillo lancio in avanti, si perde nel vuoto per Mastroianni, rinvio da parte di Davino, campanile che non fa, lontanissimo vorremmo definirlo così. Zonfrilli ripeto a seguire per Pellingeri, Pellingeri all'indietro per Davino, va Martino a portare pressing, si allarga per Capuano il gioco, Capuano chiama e serve per Tobia, vuole il controllo del numero 11 che deve però arretrare, tornando sullo stesso Capuano, allora l'apertura a tagliare il campo dall'altra parte che c'era solo, anticipa Bento che rimane a terra, Zonfrilli, pallone che rimane lì, ma c'è un tocco di Franco con la mano, ammonito e calcio di punizione al decimo del secondo tempo. Franco, è rimasto a terra Vento, si è fatto prendere un po' dalla foga Franco e qui commette fallo. Calcio punizione, altra posizione interessante per il Rocca Secca. Sole è tornato a far capolino e a rendere complicata la visione del gioco.
Calcio di punizione, lo batterà Capuano di sinistro a rientrare, probabilmente addirittura sembra voglia cercare la porta, difesa da Venditti. Parte Capuano, pallone a rientrare, bello, di poco al lato, ma all'ambito che in questo caso la porta, difesa dal estremo difensore del suo minturno. Riparte Venditti. Pallone controllato da Petrillo, Leonardo, il lancio in avanti da Alessandro, buono lo stop a seguire, il cross in mezzo, Zonfrilli anticipa Martino che si era appostato subito dietro il difensore, maglia numero 2, calcio d'angolo. Rimessa per di Zonfrilli, non battuta benissimo Mastroianni, però Mastroianni porta a passeggio la sfera. Mastroianni perde il pallone, Di Vaia lo prova a chiudere, Pirolozzi, Di Vaia, esce Zamparelli, non può anticipare, qui forse c'è fuori gioco, no, Di Vaia può proseguire l'azione, il cross in mezzo, alla fine Leonardo non allontana benissimo il pallone, c'era solo, può alimentare l'azione, torna anche Martino, Venditti, tiro cross, reda del portiere, oggi in maglia numero 1, un po' di pericolo con il Rocca Secca che è diventato anche, ha perso forse la timidezza del primo tempo, comincia a essere sfrontato tra virgolette, lasciatevi passare il termine, verso la porta di Venditti, segno che la squadra di Manzi è comunque convinta di poter fare qualcosa in più del normale pareggio. Sonfilli anticipa Martino, poi Di Girolamo rilancia in avanti Franco, la rovesciata, ma c'è il fallo da parte di Di Vaia, la batte Zomparelli, ma bisogna ripetere, la posizione era molto più arretrata. Venditti, quattordicesimo minuto, 0-0 ancora, non cambia il risultato tra Suio Minturno e Rocca Secca. Leonardo lancio a cercare Petrillo in quella che era la sua zona di competenza, va Petrillo, riesce a rientrare, lo scambio per Cennarelli, Cennarelli allarga per Martino, messo fuori causa però Martino dall'intervento del difensore, il lancio in avanti, Venditti tranquillo, attende il pallone, fa ripartire per Franco di sinistro, Franco per Vento, Cennarelli stop difettoso, rimane inchiodato a terra per Ringeri, per Gemmiti, non si è visto tantissimo neanche Gemmiti, per Ringeri in assolo, poi alla fine Mastroianni riesce a trovare il pallone, Zamparelli esce dalla linea difensiva, pallone che torna indietro, Mastroianni allarga verso Leonardo, Leonardo può recuperare metri di campo, lo affianca per il Leonardo, cerca addirittura il tiro, la parata in due tempi, non ci sentiamo neanche di mettere le highlights visto che è stato anche un po' citofonato il tiro. Ripartirà Rossignuolo mentre si scalda la panchina del Rocca Secca, ben 4-5 uomini mandati a scaldarsi da Manzi, c'è la sua, anzi Cennarelli, c'è fallo da parte di Zonfrilli che è già munito ai danni di Martino, l'arbitro lo grazia, in questo caso fallo era da dietro, Zonfrilli ha munito al quinto minuto, circa 10 minuti fa. Squadre che adesso troveranno la pausa natalizia, rompete le righe, arriverà al triplice fischio praticamente con la squadra di casa che poi si ritroverà il 6 gennaio contro il Paliano, mentre Rocca Secca ospiterà la Missal Gaeta, quella che sarà l'ultima giornata del girone d'andata. E il Suio al momento è a 20 punti, teoricamente
dovesse ripetere lo stesso cammino dell'andata, sarebbe salvo a 40 punti. La salvezza sempre a 40 punti nel campionato di promozione. Ovviamente chiudere a 23 sarebbe meglio. Tanto il calcio di punizione sbilenco da parte di Leonardo, nessun compagno ha seguito il pallone. Sui 21 che praticamente adesso fa da epicentro di questa classifica, nona posizione a 20 punti sopra Atletico Cervara e Terracina, squadre che però si stanno riprendendo in maniera seria. E basti pensare che il penultimo posto dell'H7 è distante 7 punti, non sono tantissimi al momento. Proprio l'H7 è qui in campo, quindi la distanza rimarrebbe inalterata, sempre 7 punti, ma ovviamente le altre scapperebbero diminuendo le posizioni di distacco. Petrillo, cross in mezzo di Girolamo, di testa lunga, Martino riesce a rientrare, non interviene, c'è il fallo di Martino su Cerasuolo. Di Girolamo allora a battere. Le immagini sono di Gennaro Vernetti lì sul punto di battuta di Girolamo. Va il capitano di Roccasecca proprio per Cerasuolo, il suo stop. Lo scambio per Vento che praticamente la ripassa a Rossignoli. Il problema è che non ha girato probabilmente per Vento. Passaggio verso Zamparelli, stop di petto, ancora Vento per Franco, lancia in avanti a cercare Martino, ben chiuso da Zonfrilli, che nonostante sia un under sta giocando una bella partita. Zonfrilli, classe 99, Martino riesce a intervenire per Lingeri, a terra arriva Leonardo, ma Gemiti anticipa tutto, il passaggio è verso Cerasuolo. Zonfrilli a cercare Tobia, lo stop che mette in movimento Lombardi. Di Vaia cerca di fare qualcosa, tiene il pallone giocabile, Tobia arriva al tiro, Venditti, il gol di Tobia, non ci arriva Venditti, vantaggio al 18esimo. Tobia, 18esimo minuto, 0-1, che non ti aspetti. Pallone che Di Vaia aveva stoppato in qualche modo, è rimasto lì sul posto, Tobia cercato il tiro a volo e ha trafitto Venditti che non ci è arrivato, era distante il tiro ma ovviamente ha sorpreso il portiere Tobia. Bravo Di Vaia che ha gestito il pallone in una maniera eccellente, il centravanti. È il suo in fase di involuzione, adesso si ritrova a dover attaccare per forza Roccasecca che per lo più è in vantaggio 0-1. Aveva fatto muro fin qui la squadra di Manzi, adesso sarà una roccaforte. Speriamo che suoni da sveglia questo gol subito, questa sberla. 0-1 allora. Cenerelli da Alessandro, il cross basso in mezzo, Martino, tentativo di rovesciata, fuori, non può arrivarci Pirolozzi. Il rinvio che sarà di Rossignuoli. Mentre l'arbitro deve ammonire, in questo caso Mastroianni, che applaude sarcasticamente il direttore di gara, al 19esimo minuto. Ammonito Mastroianni, un po' di nervosismo per lui. Potrà ripartire allora Rossignuoli. Non sono proprio di Mastroianni, di testa a Pirozzi, Mastroianni. L'apertura a cercare Martino che ha cambiato fronte d'attacco. Martino lo sta a seguire, riesce a rientrare. Entra in aria Martino. Pallone dietro, Leonardo! Alto! Pallone di poco alto, ma che azione! Più
pericoloso dei suoi Marco Leonardo, e ancora una volta pallone oltre la traversa, ma bella l'azione di Giovanni Martino. È un Suio che fa arrabbiare in questo caso, perché dà la sensazione di poter passare, dalla sensazione di essere parte del campo, ma non trova il gol. Qui però Lozzi ha anticipato la peringere, sceglie bene il tempo, non è che spiove nella zona di vento, va a vento, passaggio per vie centrali dove Cenerelli è abbastanza arretrato. Di Girolamo, pallone smorzato, arriva a Cerasuolo, poi Gemmiti, va Giuseppe Gemmiti, passaggio a cercare Di Vaia per Lingeri, da Alessandro si intromette sul discorso anticipando Lombardi, si accontenta della rimessa laterale. Non si scalda nessuno per il Suio in turno, mentre continua la fase di warm up il giocatore del Roccasecca. Sembra essersi alzato solo a Battista nel minuto per scaldarsi. Cenerelli a Battista, che dovrebbe dare manforte là davanti. Petrillo, l'apertura a cercare Pirolozzi, riesce ad agganciare Pirolozzi, non è messo fuori da Capuano. Sarà D'Alessandro a giocare la sfera, si fa vedere ed è servito Leonardo. Passaggio per D'Alessandro, il cross lunghissimo questa volta, finisce direttamente fuori. Ha scambiato gli esterni d'attacco, in questo caso mister Pernice. Cerasuolo, bella la rottura di Mastroianni, Petrillo forse con un braccio, lascia continuare il direttore di gara. Passaggio che non si concretizza, Zonfrill allunga in fallo laterale, rimessa che sarà del numero 5 del minturno, Vento. Mastroianni non si lascia sorprendere, Leonardo, il tiro da lunga distanza, smanaccia Rossignuolo, mette in angolo, piede caldo per Leonardo, pallone che però non entra. Ne esce ancora un corner, solo su Iumintura in attacco, ma il gol ha fatto il Roccasecca. Questa è la strana legge del calcio. Martino, primo palo, la gira di destra, c'è il gol! Pirolozzi! La segna lui, 23esimo! Pirolozzi, Emanuele, rimette in pari le cose, riagguanta il Roccasecca. 1-1, Pirolozzi di testa, batte Rossignuolo. Dopo la schiocca di Leonardo, il corner, e Pirolozzi trafigge sul primo palo Rossignuolo. 1-1, si torna a metà campo, forse la sberla è servita, speriamo che adesso ne sia un'altra partita. Si fanno sentire gli Indians dicendo vi vogliamo così ai propri giocatori. Infatti era un Suio che attaccava ma non trovava il gol. Adesso Leonardo prova a dar problemi a Capuano, conquista ancora una rimessa laterale, la rimessa dello stesso Leonardo a Pirolozzi, autore del gol, del pareggio, dietro per da Alessandro, scusate, Mastroianni un po' più concreto in questo secondo tempo, tentativo di cross in mezzo, è preda di Zonfrilli che può salire, lo fa salire Vento, Di Vaia verso Gemmiti, va a mettere ordine a Gemmiti, chiamaci la sua a salire, va all'esterno di destra, acquista la rimessa laterale, attura per Cerasuolo. Leonardo riesce a essere uomo ovunque in questo caso, è uno degli uomini a cui ti affidi nell'Ave Maria, Marco Leonardo per Gennaro Pernice, lui che è sembrato quasi sul punto di andare via da questo Suio, proveniente dalla fusione con l'Atletico Castelforte di due stagioni fa. Cerasuolo, controllo, tanto Martino trattenuto fallosamente da Tobia, lascia continuare il direttore di gara, Pirolozzi
per Martino, piedi fini in questo caso. Cenerelli, contracross, Martino la gira molto lenta in questo caso. Deve metterci più forza Martino, non ci ha creduto, ma lì davanti quando entrano in funzione i piedi fini di quei quattro veramente si gioca bene, si gioca alla grande. Chi diceva che il suo non giocava palla a terra forse dovrebbe ricredersi in questo caso. Adesso vede la posizione del segnalinee mentre è pronto il cambio, si va a centrocampo, da fuori il numero 7, si tratta di Lombardi, al suo posto entra in campo numero 16, 27esimo minuto, 7 per 16, questo è il primo cambio. Fuori Lombardi, allora entra Ziu. Il rilancio, il controllo di Mastroianni, proprio Ziu a caccia del pallone, frana a terra Petrillo, deve rincorrere questo pallone di Girolamo, bravo in questo caso il capitano, esce bene, poi Ziu, Leonardo per poco non arriva sulla sfera. Berlingeri attacca ancora Leonardo, uomo ovunque, recupera il pallone, poi la spedisce in fallo laterale, rimessa che sarà ancora una casecca, fattura più avanti, Di Vaia, chiude Zamparelli, rimessa conquistata da Di Vaia a Capuano sul punto di battuta, Leonardo Casecca che cerca di tornare di nuovo in avanti, la girata di Di Vaia, esce Franco, allontana con il sinistro, Cenerelli di testa a cercare Pirolozzi. Pirolozzi, la sovrapposizione di Martino, preferisce tornare sui propri passi, poi da quest'altra parte chiama in avanti Vento, sale Vento, buoni metri di campo da conquistare, Vento l'attende, c'era solo il cross verso Martino anticipato da Capuano, ancora corner per il suo in turno, pallone da calciare per Martino verso Pirolozzi, di prima intenzione Rossignoli, palla che resta lì, ancora corner, 28esimo, ancora pericoloso Pirolozzi, ancora un altro calcio d'angolo, Martino pronto a crossare in mezzo, sempre primo palo, anticipato questa volta giocatore del suo, poi Mastroianni, palleggio in aria per l'ingeri, lo accompagna verso l'uscita, però Mastroianni arriva anche a Darmanforte, Di Vaia, tutto chiuso, Mastroianni sempre lì col pallone, alla fine conquista una rimessa laterale, fioccano le occasioni, Petrillo, il passaggio in mezzo di Mastroianni, questa volta terra di nessuno, Franco parte in contropiede con Ziu, la squadra ospite, Di Vaia riesce a controllare, c'è Toppia sul secondo palo, anche Ziu prova a sganciarsi in mezzo, Ziu, passaggio che non si concretizza, Venditti attende comodo il pallone, Roccasecca che aveva costruito tutto bene fino a un certo punto, pallone verso Petrillo, il suo stop non riesce a fornire il pallone al compagno Gemmiti, lo stop a seguire per Ringeri, Pirolozzi esce bene ma il pallone arriva tra i piedi di Manzi, pronto il cambio nel minturno, la rimessa sarà di Capuano, 30esimo, tondo tondo vorremmo dire così, pronto il cambio, esce Martino, abbiamo visto un numero 10, si va a centrocampo per la sostituzione, sarebbe un peccato vedere uscire Giovanni Martino, eh sì, va fuori Martino tra gli applausi, va dentro il numero 19 a Battista, dentro a Battista al 31esimo, allora va fuori Giovanni Martino, dentro a Battista, vediamo cosa cambia nello schema,
non è controllato da Tobia, riesce a dare la Ziu. Lo scambio da Alessandro, si rifugia in angolo. Battista ha preso la posizione davanti, accanto a Cenerelli, quindi suo passa al 4-4-2. Perde qualcosa in palleggio con Martino, però in questo caso Pernice. No, mette la seconda punta. Ovviamente ci sono Petrillo e Leonardo come esterni a poter dar man forte. Tirozzi e Mastroian nel centrocampo. Tanto corner. 32esimo. Pallone lunghissimo, lo insegue Capuano, palla fuori, anzi era Davino. Rimessa che sarà per il suo in turno. Batterla Vento. Petrillo è tornato a sinistra. A giocare da esterno. Ancora per Vento il pallone, il lancio in avanti. Sembra un 4-3-3 del minturno del suo, più di un 4-4-2 del suo minturno. La chiusura in questo caso del numero 6 Zamparelli. Caccia del pallone, poi Pirolozzi spazza in avanti, messo giù Leonardo, c'è fallo. Diciamo un 4-3-3 ipotetico, perché praticamente Petrillo e Leonardo si spingono all'altezza degli attaccanti, addirittura adesso è un 4-2-4. E qui Pirolozzi scivola sulla sfera, fortuna che non provoca danni. Leonardo di spalla mette fuori. Rimessa giocata per Zamparelli che alza, c'è Ziu però in quella zona. Per Lingeri, ancora per Ziu, la allarga in questo lato di campo dove c'è la suola, prova a forzare sul Vento, arriva a dar man forte anche Zonfrilli. Vento, la chiusura, consiglio in falta laterale però alla squadra ospite. Zonfrilli che si stende, ultimo quarto d'ora da vivere sugli scudi. Controllo proprio di Ziu, è dato Verve questo attacco, pallone in mezzo, non ci arriva nessuno. Azione pericolosissima del Rocca Secca, non c'è arrivato nessuno, ma praticamente in quel caso Venditti sarebbe stato battuto. A Battista, primo pallone per lui, ne becca un calcione che concede per il calcio vinto alla squadra di Vernice, che può risalire adesso, palla ferma. Calcio punizione lancio in avanti di testa, Leonardo riesce a servire Petrillo alla caccia del pallone, Zonfrilli può recuperare i metri di campo, cerca in profondità Di Vaia, il passaggio verso Ziu, pallone che resta lì, c'è il fallo su Ziu da parte di Franco. Calcio punizione da una posizione molto interessante. Si è rialzato Ziu. Bellingeri porta il pallone in posizione di battuta. Sarà per Lingeri a battere mentre Venditti va a mettere la barriera. Neanche guarnitissima perché due uomini solamente, però ci sono numerosi saltatori in aria. In questo momento Pernice ha un po' nascosto Cenerelli ai giocatori di Rocca Secca, mettendo a Battista. Per Lingeri sicuramente il cross in mezzo per lui, non credo che punterà alla porta di Venditti, invece no, va verso la porta e questo è un passaggio più che una battuta di punizione per Lingeri. Va a rinvio Venditti, pallone messo fuori da Zonfrilli, bravo nella scelta di tempo. Altro cambio macchinoso, 36esimo, fuori Tobia, l'autore del gol. Va dentro il numero 18, Pagliaro.
dentro Pagliaro, allora per lui 9 minuti più recupero. La battuta di D'Alessandro, caccia il pallone Cenerelli, e ne esce un tiraccio, non so cosa cercava di fare Cenerelli, ma qualsiasi cosa abbia provato a fare non è uscita benissimo. 1-1, rush finale potremmo dire così adesso. Il gol tutti nel secondo tempo, al 18° di Tobia, al 23° il pareggio di Piero Lozzi. Rossignoli controllo intanto del neo entrato Pagliaro, possa rientrare, non ci sono giocatori però da Alessandro, allora può prendersi buoni metri di campo, far ripartire per Battista. Parte da Alessandro, buono il passaggio da parte di Battista lungo linea per Cenerelli che si è lanciato in profondità, lo segue Davino, c'è il fallo da parte di Davino, fallo del centrale difensivo di Manzi, calcio di punizione in un corner stretto potremmo dire così, si porta sulla battuta Mastroianni. Qui ci vorrebbe un pallone sul secondo palo visto che ci sono ottimi saltatori sia Leonardo che a Battista lì sul secondo palo, oltre ovviamente a Petrillo. Pallone che sarà battuto da Mastroianni, potrebbe addirittura cercare la porta lì con un pallone a rientrare. Parte Mastroianni, secondo palo per Petrillo che si coordina, bella sforbiciata, bello stilisticamente ancora Di Pietro, in questo caso però commette fallo. Bella la prima rovesciata di Petrillo. Pallone che torna sulla mediana. Spilengo in questo caso il rinvio da parte di Rossignuolo. Rimessa che sarà di vento per Cenerelli. All'indietro trova D'Alessandro, c'è cioè Battista sulla stessa fascia D'Alessandro, e qui va a cercare il gol da casa, potremmo dire così, D'Alessandro. Abbastanza velletaria questa conclusione, questo un po' troppo alle proprie caratteristiche, oltre a voler cercare di sorprendere il portiere, un po' difficile in quella zona. Mastroianni, Leonardo Di Girolamo lancia in avanti, sfera che resta lì, Franco prova a mettere ordine in qualche modo, messo giù Zamparelli, entra a gamba testa su questo pallone ma c'è il fallo su Franco. Allora Zamparelli, la battuta, bravissimo in questo caso Zonfilli, anticipa l'avversario, passaggio in mezzo per Ziu, Mastroianni legge bene, arriva sul pallone, subisce anche il fallo da parte di Ziu, non è battuto verso D'Alessandro. Soglia del 40° Piero Lozzi, anzi a Battista, qui per Cenerelli, si coordina in maniera sbilenca, però c'è la parata del portiere. Mai distratto per Roccasecca nelle chiusure difensive. Mastroianni alza un campanile per vento. Petrillo cercare Cenerelli, messo giù Cenerelli, c'è fallo. L'arbitro lascia continuare, ma a terra Cenerelli. Bel colpo preso sul ginocchio, l'arbitro non ha visto l'azione fallosa. Arriva lo staff medico.
rialzato Cinnarelli. Se rialzato Cinnarelli, sarà Pirozzi a restituire il pallone. Può rientrare Cinnarelli, nulla di grave per lui. Mentre si scalda Noli per Pernice. Rilancio in avanti, Zamparelli l'appoggia. Spilenco in questo caso, rinvio di Capuano. Pallone abbondantemente fuori. Rimessa che sarà per la squadra di casa. 42esimo minuto. A Battista caccia del pallone, si gira bene Davino. Ora Battista ritorna sul pallone. Poi serie di batti e ribatti di Girolamo. La gioca per Gemmiti. Verticalizzazione per Ziu. Ora Gemmiti, buon fraseggio per lui. D'Alessandro, attenzione a non farsi superare in quel lato di campo. Chiusura difensiva, anche perché lì adesso a vita facile la squadra ospite. Con Pagliaro, che però si trascina il pallone fuori. Chiama la calma Pernice mentre si comincia a calcolare il recupero. Ci sarà un ulteriore cambio, probabilmente uscirà il numero 4 di casa, Mastroianni. D'Alessandro riesce a intervenire sul pallone, lascia poi sfilare. Rimessa battuta da Alessandro, allora il 4 dovrebbe essere per i minuti di recupero al momento. Pirolozzi, l'apertura di qui a cercare Vento, che ha buoni metri di campo, arriva Cerasuolo di gran carriera, si ferma Vento, duello con Cerasuolo, Vento, il cross basso in mezzo, ben appostato Zonfrilli, senza una sbavatura la sua partita. Pallone che va fuori, rimessa già battuta verso Zamparelli. A Zamparelli verso Vento, scambia con Pirolozzi, interviene Gemmiti, serie di pressing di Vaia, recupera un buon pallone Pirolozzi, in avanti per Cinnarelli, c'è libero a Battista. Cinnarelli lo ha visto, servito proprio a Battista, prova ad entrare in area Battista, cerca l'esterno, il cross ce n'è per ancora un angolo per il suo minturno. 44esimo minuto. C'è un giocatore a terra del Rocca Secca, mentre viene autorizzato l'ingresso dello staff. Mentre si è rialzato Davino, ma ormai era entrato staff tecnico, e quindi Rocca Secca che sembra essersi quasi accontentato del pareggio, non il suo, perché giustamente squadra di casa punta a far bottino pieno. Fuori Davino, 4 minuti di recupero, ci segnala Gennaro Vernetti in coordinamento. Neanche nutritissimo per definire il recupero. Corner che parte in questo momento. Allora sul primo palo c'era Suolo, poi Rossignuolo si rifugia in angolo, entra Davino, recupero che è iniziato in questo momento. Ancora corner, parte il pallone, questa volta allontana per una volta c'era Suolo. Mastroianni per Pirolozzi, messo in mezzo, spazza via la difesa della squadra in maglia gialla. Lo scambio ancora per Mastroianni, altro pallone scaraventato verso il mezzo, stavolta arriva Cerasuolo su tutti. Cinnarelli tentativo di apertura che non riesce, allora attenzione perché Di Vaia può organizzare l'azione, addirittura Cinnarelli con Di Girolamo questa volta a posizioni invertite. Franco copre e poi
pallone fuori e rimessa che sarà ancora per la squadra ospite. Di testa Ziu. Leonardo può far viaggiare Petrillo, quasi un 3 contro 3. Petrillo, il cross in mezzo di testa. Davino, ancora Petrillo, può alimentare l'azione, il contro cross a rientrare sul secondo palo, palla fuori, nulla da fare per lui. Quando siamo a metà del recupero, allora sarà giocato da Rossignuoli. Ingeri anticipa tutti, bene che rimane lì, niente ancora la squadra di casa, il rinvio di testa, poi Leonardo può mettere giù questa affilata sulla schiena di Girolamo, ma ancora Leonardo lascia scendere il pallone, poi Piero Lozzi, fase della disperazione, Piero Lozzi taglia fuori il difensore, il tentativo di cross c'era solo, pulito su questo pallone, poi Ziu, anzi Pagliaro, parte c'è Di Vaia, fuori gioco però per lui, netto fuori gioco in questo caso. Sarà un pallone avanti, disperato tentativo di agganciare la vittoria, potremmo definirlo così. E qui Gemmiti forse con una mano, infatti fallo di mano di Gemmiti, calcio di punizione, qui ci si gioca il tutto e per tutto. Punizione dalla tre quarti, quando l'arbitro ha già pronto il fischietto per decretare la fine. Siamo al 48esimo. Sarà Franco a giocarla. Probabilmente non cercherà però la via della porta Franco, in questo caso sembra volerla giocare sull'esterno. Passaggio verso Leonardo, la gira, non c'è nessuno, poi il tiro dalla disperazione, Leonardo la gira, ma c'è fallo di confusione, si spegne questo tentativo, ma bello lo schema, Leonardo non è riuscito a metterla dentro, un'ottima giocata messa giù, imbastita da Capitan Franco, sembra destinata all'X questa partita. Quando l'arbitro ha poco più di una manciata di secondi da far recuperare. Piero Lozzi ancora per Cenerelli, ancora il disperato tentativo del suo per portare a casa i tre punti. Mastroianni in avanti per Cenerelli, lo stop è difettoso e l'arbitro dice che può bastare così. 1-1 tra Suio in turno e Rocca Secca, il gol tutti nel secondo tempo. Al 18esimo Tobia per lo 0-1, il momentaneo vantaggio degli ospiti che erano passati avanti e poi è arrivato il pareggio da parte di Piero Lozzi che ha corretto in gol un calcio d'angolo ben battuto dal Minturno. Segno X che può passare alle due squadre, un punto a testa e adesso solo il buon Natale, buone feste e poi ci rivedremo all'inizio dell'anno, il 6 gennaio, in trasferta ovviamente per il Minturno a Paliano. Io ringrazio Gennaro Vernetti che ha guidato la nostra regia, linea che può tornare sul campo o alle interviste. Manzi, un pareggio, un buon pareggio per chiudere l'anno e soprattutto per muovere la classifica da sotto, accorciare. Certo, abbiamo fatto secondo me una grossa prestazione su un campo difficile e ce la siamo giocata palla su palla e sapevamo che era un campo ostico, non abbiamo mollato fino alla fine, è lo spirito che ci deve contraddistinguere fino a fine anno perché siamo una squadra giovane ma che ha
delle qualità le dobbiamo tirare fuori. Venivamo da un periodo difficile in cui all'ultimo minuto abbiamo perso 4 partite, quindi il calcio poi diventa difficile la prestazione successiva, ma noi ci tireremo fuori perché è un gruppo fantastico che lavora durante la settimana alla grande. Ci sono state due belle tifoserie ed è bello vedere che i suoi ragazzi l'hanno seguita fino a qui, quindi vuol dire che anche i tifosi, nonostante la classifica al momento sia deficitaria, seguono la squadra. I tifosi meritano un ringraziamento, non ci sono parole per ringraziarli, non ci fanno mancare il loro apporto in tutte le trasferte, quando stiamo a casa, e poi la cosa più bella che possiamo dire che vengono, cantano e solo per la squadra nostra. Sono un tutt'uno con il gruppo e è una cosa bellissima. Sono orgoglioso di allenare la squadra del mio paese con una tifoseria così. Adesso c'è rompete le righe, ma attenti al panettone perché il 6 gennaio si gioca e avete la Mistral. Certo, avremo un impegno difficile, ma non ci faremo trovare impreparati perché il nostro obiettivo è partita dopo partita e ce le giochiamo alla pari con tutti. Mister Pernice, segno X, gara riagguantata, ma davanti avete avuto un Roccasecca che non dimostra di essere la penultima in classifica e che soprattutto è venuto a Minturno a fare muro, a fare un quadrato davanti alla porta. Sì, io francamente tutta la settimana ho predicato questo, che la Roccasecca per me è una buona squadra, giovani, allenati bene, tengono bene il campo, poi ovviamente sono arrivati a Minturno con la consapevolezza di fare il punticino. L'hanno fatto e paradossalmente potevano portare il bottino pieno. Chiaramente forse era troppo esagerato perché hanno fatto tutta la partita un tiro in porta, se non ricordo male, e hanno fatto 1-0. Il calcio è questo. Noi volevamo vincere per forza la partita e questa cosa ci ha portato un po' troppo fretta. Mi piace smentire una cosa. Il Suvio è sempre stata designata come una squadra che non gioca palla a terra e che lancia lungo per Cenerelli. Oggi ho visto tutt'altro, perché là davanti ci sono 5 giocatori che hanno tutti i piedi buoni. Quando partono in fraseggio creano belle cose, belle situazioni. Ma lasciamo che gli altri pensano questo, così noi siamo un po' avvantaggiati tatticamente, no? No, al di là della battuta penso che noi stiamo salendo anche su questo aspetto. Con l'arrivo di Pirolozzi, che ci dà un palleggio un po' diverso, siamo riusciti a portare un po' il centrocampo che piace a me. Però ripeto, oggi dovevamo essere un po' più bravi sulla parte degli ultimi metri, essere un po' più calmi e tranquilli. Ottima partita di Zonfrillo, l'uno contro uno con Martino, che ha fatto veramente una grossa partita, un ragazzo che a me piace tanto, riferisco al 2. Ha chiuso bene la partita perché la chiave doveva essere quella. Ripeto, siamo stati poi bravi a riaccontare il risultato perché, ripeto, era troppo pesante secondo me. Lei dice sempre che la salvezza è a quota 40 di solito in questo campionato di promozione, il Suvio è vicino, la prossima si gira la boa, è a quota 21, quindi proporzionalmente andrebbe a 42 se il cammino fosse lo stesso, però 21 punti per chiudere questo campionato in vista anche della gara contro il Città di Paliano, che è un'altra squadra sorpresa, rivelazione e temibilissima. Sì, hai detto bene, noi dobbiamo anche guardare un attimino indietro, nel senso che forse molti non si aspettavano che magari giravamo il girone d'andata con 21 punti, che sono tanti, non sono pochi, con tutti i guai che abbiamo avuto, cioè, diciamo, del percorso. Caso. Forse qualcosina in più e quindi siamo contenti per il bottino che fino adesso abbiamo portato dentro le casse per fare il risultato che poi è alla base, cioè la salvezza. È ovvio che se qualche partita eravamo un po' più attenti, eravamo con qualche punticino in più, potevamo alzare un po' la cosiddetta asticella a pensare a qualcosa di diverso. Sai bene che in questo momento è iniziato il campionato, ci sono tante squadre, hai citato il Paliano, che adesso noi già siamo concentrati, adesso tiriamo un po' di sospiro perché ci dobbiamo un po' riposare, perché abbiamo fatto veramente uno sforzo fisico importante e quindi poi ricominciamo pure col discorso Coppa Italia, che ci teniamo ad andare avanti tranquillamente. Beh, diciamo che siamo contenti tutto sommato per il risultato ottenuto fino adesso. Qualcosa in più penso si poteva anche fare, però va bene così. Discorso Coppa, un bel avversario, non è l'ultimo arrivato, anzi forse poteva andare meglio, pescare qualche altra squadra, ma forse queste partite complicate galvanizzano il Suvio. Sì, diciamo che noi essendo una squadra giovane, queste esperienze, queste partite diciamo con squadre così blasonate che stanno là sopra ci fanno anche salire un po' mentalmente e tatticamente, per cui penso che sia, poi oltretutto più vai avanti in coppa più è complicato, perché alla fine escono sempre poi le più brave, le più forti, e noi in questo momento viviamo questo periodo positivo e ce lo godiamo tranquillamente e andiamo avanti.
scusami, sai benissimo che il campionato poi si fa pure sugli altri campi, no? Quindi sperando pure qualche risultato da campi che ti danno una mano, ovvio. Allora, in bocca al lupo e buone feste a tutta la società. Sì, colgo l'occasione, faccio gli auguri di buon Natale a tutti, un sereno Natale a tutti e ci risentiamo quanto prima. Presidente Circio, si chiude il 2018, visto che non ci rivedremo prima del 6 gennaio, anzi del 13 a questo punto, ma vanno fatti i complimenti a questa società che è arrivata su un campo dove era ospite, ha trovato questa integrazione con il Minturno e perché no, ha fatto sì che questo campo diventasse una bella realtà, visto che fino a qualche giorno fa era lasciato a se stesso. Quindi credo che sia un 2018 da segnare nella storia come una bella annata. Sì, infatti sono sia io che tutta la società siamo felici proprio per questa strada intrapresa qui a Minturno. Infatti tolgo l'occasione di mandare gli auguri di Buon Natale al sindaco Gerardo Stefanelli che ci ha ospitato, al popolo di Minturno, agli Indians di Minturno che ci sostengono partita per partita e fanno sì che la squadra la sentono loro, noi non ci fanno sentire fuori casa. Volevo dare anche gli auguri agli ultras del Rocca Secca, perché oggi il pareggio è andato bene, diciamo non ci siamo fatti male né l'uno né nell'altro, però ho visto un tifo sia dal bellissimo, bellissimo, guarda, mi ha la pelle d'oca, perché sia gli ultras di Rocca Secca, che sono venuti in tantissimi, che a sostenere la loro squadra, hanno fatto il tifo per la loro squadra, non hanno fatto parole diciamo ingiuste sia da una parte che dall'altra del Minturno. Sono veramente felice, io spero che questo qua ci dia un punto di rilancio proprio per tutta la società. Allora, auguri a tifosi, squadra e società, e adesso un po' di riposo, si ricomincia il 6 gennaio. Eh sì, adesso la mano passerà tutta la squadra, tutto lo staff tecnico, preparano la squadra per il 6 gennaio, poi abbiamo sempre Fiorentino, Paliano, Fiorentino, e abbiamo un bel trittico di giocate abbastanza importante, perché noi dobbiamo giocare per la salvezza, quindi partita per partita ci giochiamo e deve essere così.